So Yacobo, Sampdoria are having a pretty successful campaign this season. What's the mood been like in and around the club? Per adesso siamo molto contenti. stiamo dimostrando che siamo una squadra forte che va in campo per mettere in mostra le nostre qualità, quello che il mister ci chiede. penso che Quest'anno siamo riusciti a trovare una, una maturità ehm, rispetto agli, altri, agli anni passati molto più, più importante e quindi ce la giochiamo con tutti fino alla fine. E da dove pensi che Sampdoria possa andare quest'anno? Non voglio dire dove perché non è, non è giusto, secondo me bisogna solo provarci fino alla fine per raggiungere eh, traguardi importanti perché penso che che ce lo meritiamo per quello che dimostriamo sul campo. Now what about the coach? Marco Giampaolo has done a fantastic job. I mean, how important is he to this Sampdoria team? Penso che si veda ogni domenica che la mano del mister c'è al 100% perché sappiamo cosa fare, la squadra è compatta, abbiamo delle idee di gioco ben precise e quindi quello quello lo si riconosce. Io in passato ho detto che se dovessi guardare due squadre senza nome, e, e sapendo che una squadra è allenata da Giampaolo, lo, lo, lo si riconosce subito sul campo da come, da come gioca quella squadra. Eh, per me è stato molto importante perché mi ha sempre eh, dimostrato eh, fiducia nei miei confronti, che è quella che poi penso che ad ogni giocatore serva e poi ha speso sempre delle parole belle e importanti nei miei confronti e l'ho sempre ringraziato per questo. And obviously one of the fairy tales of the season has been Fabio Quarelera, current top scorer in Serie A. I mean, what is it like having him in the changing room such a, a talismanic figure? Fabio oltre che essere un capitano per tutti noi e è un leader da seguire perché è un grandissimo professionista, si allena sempre al massimo, conosce bene il suo corpo. Eh, e poi sinceramente averlo in campo che, che, che fa gol così eh, di continuo aiuta, aiuta la squadra in una maniera incredibile. Quindi eh, noi, noi lo stiamo seguendo, noi ci sta trascinando, eh, si merita tutto quello che. Che sta raggiungendo adesso la nazionale e tutti, tutti i complimenti e tutti gli applausi che tutti gli stadio gli fanno perché è un grandissimo professionista. Noi tutti lo speriamo perché abbiamo una scommessa in ballo con loro con lui, quindi, quindi vogliamo che diventi capocannoniere e lo speriamo. Now, looking back on your career, obviously you joined Chelsea at a very young age, you were in their youth ranks for a few years. I mean, what was it like kind of, moving to such a big club as, as a, a relatively kind of, young man? No, Chelsea è stato difficile all'inizio perché, comunque, non sapevo la lingua, avevo 15 anni, senza famiglia, senza amici, era la prima mia esperienza fuori di casa. Quindi è stato all'inizio molto difficile. Poi. Una volta che, soprattutto, inizi a parlare la lingua, tutto diventa molto più facile. Poi devi crescere prima perché là ci sono già ragazzi che hanno qualche anno in più di te, eh, fisicamente molto più strutturati, hanno una mentalità molto diversa dalla nostra. Quindi, devi crescere subito e andare al loro pari. E poi io sinceramente mi sono trovato bene con la cultura, e quindi poi è diventato tutto molto più facile. And what's the first cosa you remember about living in London? Ricorda la moquette. <laughs> il rumore, il rumore quando, quando sei in casa sulla moquette che proprio non te lo scordi mai. So, so why do, why do you think things didn't work out for you at Chelsea in terms of making it into the first team and breaking through at the club? Mi reputo fortunato a essermi solo allenato con, eh, con dei campioni come loro, quindi parto da questo presupposto. E, mh, poi ho avuto, ho avuto altre richieste per, per poter giocare di più perché là era, era molto difficile, eh, le si è visto anche negli anni successivi. Solo un po' adesso alcuni ragazzi riescono a giocare in prima squadra perché comunque il Chelsea... È una grandissima squadra con dei giocatori di livello internazionale, capitani delle, delle loro nazionali, quindi è molto difficile eh, farne parte. E per questo ti dicevo prima che solo essermi allenato con loro per me è stato un onore. E, e poi nulla, ho voluto, ho voluto andare a, a giocare, tra virgolette, a, mettermi, a mettermi in mostra e, ed è per quello che poi me ne sono andato perché... Se fosse stato per me eh, sarei rimasto lì. Obviously looking at Chelsea this this year they're managed by Maurizio Sarri, a fellow Italian. Have you been keeping up with events at Stamford Bridge? Io l'ho sempre seguito da quando sono andato via, tra virgolette, eh, mi è rimasta nel cuore come società e, ma perché ci sono cresciuto, ero giovane, la mia adolescenza l'ho passata lì, quindi eh, mi è rimasto mi è rimasto dentro e lo seguo con molto affetto. Do you think they can win the Europa League even? È una grandissima squadra, l'ha già vinta una volta of e è una delle pretendenti a arrivare in finale, secondo me. No, obviously, in your career you've played in Italy, you've played in Germany and also obviously in England. Like we mentioned, I mean, what for you are the differences between those kind of three um, footballing nations, great footballing nations? Italia che tutte le squadre sono organizzate in modo tattico in maniera quasi perfetta ora. quindi i, i particolari fanno la differenza. In, in Germania sono molto fisici, quindi corrono tanto, eh, usano tanto eh, la parte eh, come si chiama? atletica. In Inghilterra invece è un gioco molto più libero, eh, dove prediligono l'uno contro uno. Eh, Queste, secondo me, sono le tre, le tre cose che li distinguono. Now, moving back to Sandoria, the city of Genoa where you are just now. We've got the derby coming up very, very soon. And you've also played in the derby between Hellas Verona and Chievo, I mean so, what what is the derby della lanterna like? And is it even is it comparable to the derby in Verona between those two? Senza penso nulla togliere a Verona, ma penso che non sia un derby così sentito. Eh, qua, qua lo si parla da, da inizio stagione, quando non escono neanche i calendari, si pensa solo a quelle due partite lì. Eh, in città, tra virgolette, quello che conta in primis è vincere il derby. Poi si può fare bene in campionato, ma quella è la cosa principale: vincere i due derby. Quindi, io, la prima volta che, che ci ho giocato c'era un'atmosfera incredibile. Eh, proprio senti dentro qualcosa di diverso che non si riesce neanche a esprimere a parole. Poi eh, ho avuto la fortuna di vincerli, quindi è una sensazione bellissima perché tutta la città, tutti i tifosi, aspettano solo quello tutto l'anno. era il tuo football idolo? Il mio idolo da ragazzo. È... Quindi da ragazzo partiamo dal presupposto che giocavamo un po' più avanti. Quindi il mio idolo è stato caca. Now, obviously at the start of the season we have the Ponte Morandi tragedy, which obviously affected uh, Italy, affected the city of Genoa like greatly. It was a horrible, horrible event. I mean, how how did that have an impact on you as a, a player or place for una delle due squadre di football della città e pensi che il football possa fare o cosa può il football anche in situazioni come like questa? Quella del ponte de Morandi è stata una tragedia e quando ci sono queste, queste tipo di, di cose ti toccano soprattutto noi che viviamo qua, che mm, ci siamo passati, ci passavamo quasi ogni settimana, eh, ci ha ferito, ha ferito un po' tutta la città, però devo dire che che la città ha reagito in modo incredibile, ha avuto una forza, tutti, tutti si sono messi a disposizione per dare una mano, Ci ha, ha dimostrato, ha dimostrato che, che quando si vuole le persone eh, si aiutano a vicenda per il bene comune.